Siamo con il presidente regionale dell'Aido Campania, il dottor Venditti. In settimana una importante manifestazione ci sarà a Piedimonte. Ci vuole spiegare esattamente di cosa si tratta? Sì, la prossima settimana, esattamente mercoledì 8 maggio alle ore 11 presso l'auditorium del liceo di Piedimonte, ci sarà la tappa finale, la premiazione dei vincitori del progetto, la biennale della cultura del dono. Il progetto si chiama Immagini, parole e musica per un dono, in cui le scuole hanno lavorato per 3 mesi e hanno realizzato dei prodotti che una commissione ha valutato e da cui sono venuti fuori i vincitori. Perché questa idea della biennale della cultura del dono? Perché ecco, qual è la finalità? Esatto, la finalità è proprio questa: non ci sarà mai donazione di organi, tessuti e cellule se non c'è la cultura del dono. E ovviamente la cultura del dono nasce da una consapevolezza che il donare qualcosa di sé agli altri è la base per arrivare poi alla donazione dei propri organi post mortem, oppure dei tessuti in vita. Tessuti intendiamo midollo, intendiamo sangue, piastrine, che sono dei tessuti che servono a tanti pazienti malati. Quindi se noi partiamo dalla cultura del dono, io sono convinto, tutti noi siamo convinti, che possiamo sperare che in Italia, in Campania, ci siano sempre più donatori. In questo percorso, in questo cammino, abbiamo avuto il piacere, come Aido, di lavorare ormai per la seconda edizione con il Rotary Club Alto Casertano di Piedimonte Matese, con il presidente Saul Marzano, che ha supportato questo progetto veramente dando tutto quello che poteva dare in termini di impegno personale, in termini del club, e noi siamo felici di questo. Vogliamo ricordare allora esattamente data e dove? Allora, mercoledì 8 maggio alle ore 11 presso l'auditorium di Piedimonte Matese. Ovviamente in anticipo vi dico anche che ci sarà un momento molto particolare, perché Aido, gruppo comunale di Piedimonte Matese, donerà alla famiglia Greco una targa in ricordo della loro figliola, della loro ragazza Martina, che aveva espresso in vita la volontà alla donazione degli organi, e la famiglia ha consentito al prelievo dei suoi organi quando Martina non è stata più tra noi.